Buongiorno a tutti. Di nuovo oggi parliamo di King, perché l'altra volta l'abbiamo presentato molto frettolosamente, senza fare delle combinazioni colori, poi abbiamo una novità. Allora, intanto vi devo far vedere altri due campioni che ho fatto, oltre a quelli che già vi avevo presentato l'altra volta. Questa è la lavorazione in doppio, per chi non volesse lavorare con un ferro troppo sottile, lo mette doppio e questo è il risultato. Quindi questo l'ho lavorato con un ferro 4, ma si potrebbe lavorare anche con un 4,5. Poi vi volevo far notare che noi lo dobbiamo accoppiare, se lo accoppiamo come vi avevo proposto, con lo Scozia 1 o con il Mohair, dobbiamo usare delle colorazioni molto ma molto chiare, perché se usiamo dei colori un po' più scuri, vedi, va a sparire quello che sono le sfumature. Io qua ho preso quello più chiaro, ho preso sempre il 913, che è quello più chiaro, quindi. Quindi, se lo volete lavorare col mohair, lo lavorate con le sfumature, quelle polverose, che sono queste: sono i beige, lo stucco, il cielo, il pallido. Quindi quelle sono le più adatte, che si sposano bene con quasi tutti i colori, perché il rosa lo usate per i rosati, questo qui per gli azzurri, questo per tutti gli altri, perché si adatta con tutto. Quindi questo qui è il consiglio, l'altro consiglio che vi volevo dare. Poi lo sapete, vi ho fatto vedere, si può lavorare anche a macchina, e questi sono i due campioni lavorati a macchina. Questo è il campione lavorato all'uncinetto, che per me è adattissimo per l'uncinetto, per gli scialli, per tutto, che avete sempre paura che io escluda l'uncinetto, ma non lo escludo, anzi, ok, quindi oggi abbiamo anche una novità, adesso aspetta che riaccendo il telefono, io ho ricevuto uno spoiler. Questa sarà la maglietta che dai primi di ottobre sarà disponibile su Ravelry. È un progetto disegnato ed eseguito da Nadia, scusate, da Vicky Aquilino. Mi viene in mente Nadia perché lei l'ha già testato. Si chiama Tolosa. Allora, qui vi faccio la proposta con i nostri filati. L'hai inquadrato bene? Posso mettere giù il telefono? Ok. Allora, la proposta colori è presto fatta. C'è da sbizzarrirsi, perché comunque i colori sono tanti. Allora, io parto dal rosa. Quindi, in questo progetto serve il colore sfumato per il corpo. Poi ha il bordo sotto e nelle maniche, che c'è una lavorazione di Scozia 1 e fuffi. Quindi il fuffi deve essere sempre più chiaro dello Scozia, perché deve creare quel movimento che ha di Bous, è il punto Bous. Quindi questo è il corpo, poi passiamo sotto, facciamo il punto Bous con questi due colori. Va bene così, come No, meglio è meglio infine. così? Allora mettiamo così, guarda. Ti piace così? Quindi con il 913, che è il mio colore preferito, io ci abbino l'ocra. E come si chiama questo del fuffi? Vabbè, sono pochi colori il fuffi, quindi per me questo è bellissimo, perché dopo il contrasto sarà con questi due, quindi bianco e ocra, è molto bello. Poi con il 902, che sarà il corpo, e i bordi verranno lavorati con lo Scozia 1 color malva e il fuffi, che non so cos'è, glicine. Non lo so, vabbè, sono sul Vabbè, sito. comunque sì, i colori sono, non abbiamo messo i nomi nei fuffi, quindi è un po', però non ha tante sfumature, quindi andate sul sicuro. Quindi questa è l'altra combinazione. Poi, altra colorazione che a me piace tanto è il 910. Quindi il corpo con il 910 e la sfumatura dei polsi e del fondo con bottiglia e verde acqua di fuffi. Questo me lo ricordo, il colore. Quindi altra combinazione. Poi con il 906
Ciao. Ciao! Con il 906 metto il corpo con appunto il 906, il contrasto con Scozia 1 oltremare e Fuffi cielo. Molto bello. Poi con questo mix arlecchino che è il 909, passi da questa parte mentre torni indietro carino, pianino pianino. Con questo 909 metto lo Scozia 1 fango e questo è il kid corda, perché mi piaceva molto questa sfumatura delicatissima, perché comunque abbiamo tanti colori qui e che comunque potete abbinarci di ogni con questa colorazione qua. È universale quella lì. Mettila lì, che ne ho degli altri, eh. Poi con il 907, che questo colore è un po' particolare, c'è del grigio, c'è del rosso, c'è dell'azzurro. Per chi ama i colori un po' Però spenti, mettili in fila, se non si capisce metto niente. insieme pietra e il perla di Fuffi. Così il contrasto ce l'abbiamo con questi due. Con il 903 io ci ho abbinato l'oliva, che è il colore moda dell'inverno, e il salvia di Kid. Guardate che bella questo contrasto. Quindi col 903. Allora, questi sono i miei gusti, poi potete anche, allora, qua mettere il Merlot. Li hai fatti tutti qua, li hai presi tutti, che dopo faccio le varie sostituzioni. Ok, allora qua al posto del pink vi metto il Merlot. Poi, se non vi piace l'ocra, vi metto il moro. Se per voi l'oltremare non è un bel colore, vi metto il puffo. Poi, se col kid non vi piace il kid, ci mettiamo due colorazioni. Se non vi piace il fuffi, ho tolto il fuffi e metto due colori di kid. Poi ci sta anche questo se lo volete mettere. Poi basta, non ho più idee di cosa proporvi. Ci possono essere altre 10.000 varianti con di tutte e di più. Cioè qua, se non volete il violetto, potete metterci anche il pallido, il rosa. O qua mettere questo. Comunque c'è di ogni, eh. Non preoccupatevi che si possono anche creare altre colorazioni. Quindi aspettiamo con ansia Tolosa, che sarà su Ravelry il 2 di ottobre, se ho capito bene, ma non vorrei sbagliare. Comunque i primi giorni di ottobre, e poi ci saranno le news su Ravelry, ve lo torneremo a ricordare noi. E quindi Vicky Aquilino, un bellissimo bellissimo progetto. Complimenti Vicky. Abbiamo delle altre cose da dirvi, eh? Quindi questo qui è fatto. Sì. Beh, allora, dentro tutta questa roba, che dopo ci vuole un'ora a tornarla a mettere a posto nei suoi, nelle sue cassettine, cestine. Però adesso facciamo così, perché così facciamo prima. Allora, vi dobbiamo dire una cosa. Il Queen, è nostro filato Queen, non verrà più riassortito perché l'azienda ha smesso, l'ha tolto dal catalogo. Quindi dopo 3 anni di Queen è finito. Quindi noi vi facciamo vedere un po' cos'è rimasto di colorazioni e poi vi diciamo cosa abbiamo fatto. Ci sono ancora tutti gli azzurri. Questi campioni hanno lavorato tanto, poverini, che guardate come sono Mettili un po' conciati. insieme, che non ho uno schermo enorme. Scusa. Ok, questi sono i colori che sono rimasti.
lui era fermo a catalogo col prezzo a 5,20 euro già Sì. da tantissimo tempo, quindi ve lo abbiamo messo in sconto a 4,50 euro fino a fine esaurimento scorte. Bene? Perfetto. Allora, un'altra cosa, questa settimana le occasioni del giorno non ci saranno perché eravamo talmente impegnate che non siamo riuscite a prepararle. Ci saranno la prossima settimana, ci scuserete. E niente, vi salutiamo caramente, vi ringraziamo di tutto quello che sempre ci dimostrate, perché comunque sia Ellen sia il King vi sono piaciuti come filati e a noi fa molto piacere, perché presentare dei filati nuovi è sempre un'incognita, è sempre un enigma, è vero? Dai, Poi se non vanno dopo Heidi mi sgrida perché mi dice che ho fatto degli acquisti si taglia. non ponderati. Andiamo avanti. Va bene? Troppo Allora, lungo. troppo lungo, Ciao. ciao!